Allora, abbiamo visto la volta scorsa come fare un piccolo giochetto, niente eccezionale, ma comunque ha un suo fascino, insomma, fare un piccolo caseggiato con, insomma, partendo da un piano, poi abbiamo fatto un po' di inset, un po' di estrude, un po' di trucchetti che avete visto nel mio vecchio, nel mio video precedente. Ora vediamo invece come portare un oggetto come questo su Second Life, su OpenSim, e quindi per portarlo vedremo che da Blender c'è proprio un'opzione. Intanto che facciamo questa cosa, faccio che entrare in OpenSim, così vedrete anche proprio il meccanismo con cui ecco in craft, entriamo in craft e intanto che lui entra in craft vediamo, esportiamo questa casetta, ok? Quindi selezioniamo in object mode la casetta, facciamo file export e esportiamo in formato con lada.dai, che è il formato ufficiale, e questa casetta la chiameremo casetta.dae, però attenzione, qui dobbiamo ricordarci di mettere le opzioni SL OpenSim Static. Ok, e qui la chiamiamo casetta video. Ok, quindi facendo così, lui sotto Documents metterà questa casetta video e noi che siamo entrati qua adesso andiamo un po' in una sandbox Edu 3DS. Ok, quindi andiamo qua vicino questo avatar. Vedete che qui in realtà ho già fatto un piccolo esperimentino mettendo una di queste casette oggi pomeriggio, ma adesso proviamo a importare la casetta che abbiamo appena fatto, ok? Questa casetta qua è il risultato poi di questo e del prossimo video, niente di che. Vedete che si può entrare, gli ho fatto una sorta di porta e gli ho messo anche una texturizzazione, così vedete fin dove arriveremo, insomma, con questo piccolo ciclo di video. Allora, come facciamo a importare il nostro oggetto? Semplice, facciamo build, lo costruisci. Io adesso ho il video Firestorm in inglese, ma voi avrete qualcosa di molto simile. Carica, credo che sia in italiano, e poi mesh model. Poi andrete a cercare il vostro casetta, che dovrebbe esserci casetta video. Fate open. Ok, allora questa qui è la casetta. Vedete che premendo shift, cioè il click del mouse trascinando, posso un po' navigare, con control me la fa vedere, quindi ho anche una percezione di che cosa stia tirando giù. Gli diamo un nome, quindi casetta tentativo 1, ok, e gli mettiamo questo, per modelli di questo tipo la cosa più interessante è mettergli il load medium, dicendogli use load above. Questo perché? Perché quando vedremo la casetta più o meno così userà tutti i vertici, vedete che ce ne sono pochissimi in realtà, di vertici, perché quello che abbiamo fatto è molto molto semplice. E quando poi mi allontano un pochino, a un certo punto si perderà la risoluzione, perché si vedrà in maniera progressivamente più, vedete che da lontano si vedrà male, quindi da lontanissimo si vedrà un triangolino. Ma noi ci accertiamo che il medium, cioè quello che si vede a circa 3-4 volte la distanza delle dimensioni, sia comunque alla massima risoluzione, così almeno è più bellino. Abbiamo cambiato il nome, abbiamo messo il load. Queste sono due importantissime cose da farsi, da ricordarsi. Calculate weights and fee. Ah, una cosa, la prima volta che usate Firestorm, che fate l'upload, vi segnala un warning, una finestra di avvertenza, dicendo che le mesh non funzionano perfettamente in Firestorm con OpenSim, ma voi ignorate, gli dite di non disturbarvi più. E poi non ve lo dirà più, quindi vi comparirà direttamente questa cosa. Fate calculate weights and fee, cioè calcola il peso, che su OpenSim è sempre gratuito. Facciamo upload e quindi vi compare un casetta tentativo 1 nel vostro inventario. Questo casetta tentativo 1 lo mettete
Ecco, e avete praticamente la vostra casetta. Ora, il problema di fare le cose in questo modo è che la casetta non è molto usabile, nel senso che non posso vederne l'interno, non posso entrarci dentro perché è fondamentalmente chiusa. Quindi vedremo adesso, in questo secondo video, vedremo come praticare delle aperture dentro la casetta in modo tale da poterci entrare. Quindi praticheremo un'apertura e una porta e poi praticheremo un'apertura come una finestra. E con lo stesso sistema se ne potranno aprire anche di più. Ok? Quindi torniamo nella nostra casetta, che è questa, e facciamo la conoscenza con un altro strumento che è il knife, che sarebbe KNIFE, sarebbe il coltello che si abilita con la K. Ok, strumento knife, coltello. Mi allineo sulla faccia, vedete che è selezionato faccia, mi allineo su questa faccia e per farlo, vediamo, Shift 7 tastierino numerico mi permette di allinearmi esattamente. Accertiamoci, adesso sto facendo Shift tasto centrale del mouse, di essere in user orto, per essere perfettamente allineate. E col 5 si converte tra orto e prospettico. Noi è meglio che siamo in orto. Per questo perché a questo punto vogliamo fare la porta e dobbiamo usare delle linee guida. Ora cominciamo come prima cosa a farci una linea guida qua. Questo perché se facciamo poi delle linee orizzontali verrebbero disturbate da questo caseggiatino. Quindi cominciamo col K, andare in alto e tiriamo una linea perfettamente verticale. Vedete che non è facile farla verticale, ma se io premo C diventa perfettamente o verticale o 45 o orizzontale. Noi vogliamo verticale, andiamo fino in fondo, tac, tasto sinistro e poi invio. E abbiamo effettivamente tagliato qua. Ora tagliamo una linea a questa altezza. Per farlo facciamo sempre K. Ora qui possiamo scegliere un punto qualsiasi. Se premiamo CTRL invece, vedete che ci lascia scegliere solo la metà del segmento. Questo può essere interessante. In SketchUp, ad esempio, c'è una funzione simile. Noi però magari andiamo o leggermente più su della metà e poi tracciamo la nostra solita con C. Ok, invio. Ora a questo punto possiamo fare la porta, perché cosa facciamo? Facciamo K, K e partiamo dal fondo qua, C per allinearlo, vedete che adesso ci è utile avere questa linea di riferimento, continuiamo a girare ed ecco che abbiamo fatto quello che sarà la nostra porta. Questa porta la possiamo anche selezionare e tagliare via, quindi facciamo Canc, Delete, e facciamo Delete della faccia, quindi vedete che abbiamo una porta da cui si potrà entrare. Ok? Rimaniamo sempre di fronte e vogliamo fare le finestre. Le finestre, magari facciamo un'altra linea di riferimento, sempre con K, C, qua. E poi facciamo un'altra linea di riferimento dove finiranno le finestre, quindi KC qua, infine. Ci facciamo delle linee guida, vabbè, a parte che qui possiamo anche provare a tentare di farla direttamente, quindi facciamo da qua C qua, ok? Poi K da qua C qua. Okay, questa è la nostra prima finestra che cancelliamo e poi magari facciamo anche una finestrella qua, ok? Quindi K, C, poi K, C e poi anche questa l'abbiamo fatta. Ok, allora a questo punto abbiamo fatto la nostra casetta. Poi adesso l'allineamento non ci badiamo molto,
e proviamo a vedere di tirarla in Second Life. Ora qui vedrete che ci saranno dei problemi che correggeremo tra un attimo. Quindi cosa facciamo? Tab, andiamo in Edit Mode, selezioniamo l'oggetto, esportiamo in formato con l'ADA, ricordiamoci di mettere LSL più OpenSim Static, lo facciamo qui casetta video 2, okay. Torniamo in OpenSim, vi ricordate che abbiamo la nostra casetta chiusa e andiamo a fare l'import upload mesh e andiamo a casetta video 2. Ricordiamoci di cambiargli nome, casetta video 2. Questo nome, volendo, per non cambiarlo qua, bastava cambiargli il nome qui del nostro oggetto. Da qualche parte abbiamo anche il nome, che lo troviamo qua da qualche parte, che adesso non lo trovo, oppure molto più semplicemente vedete che è selezionato il piano, faccio doppio clic e qui posso fare casetta video 2 e così ce lo fa vedere anche qua, e a questo punto quando lo esportiamo conserva il nome. Comunque casetta video 2 questa, ricordiamoci di mettere il load al medium uguale all'alto, facciamo calculate weights and fees, upload. E a questo punto casetta video 2, eccola qua. Vedete che sembra uguale, ma è tagliata. Però c'è qualche cosa di strano. E cos'è questo qualche cosa di strano? È che è un po' trasparente e strana dentro. Quindi per vederla bene, diamo un po' il giorno. Allora, quella vecchia la cancelliamo. Questa la ingrandiamo. E vediamo che il problema è che entrando dentro non si vede come se c'è tutta una serie di trasparenze fatte male, quindi non si vede neanche più per dire la porta di uscita ed è bruttissimo questo effetto. Allora cominciamo a sanare questa cosa. Allora, per sanare questa cosa è sufficiente tornare in Blender e poi aggiungere un modificatore che si chiama solidificatore. Tanto il motivo per cui, ecco, vedete che quando ha fatto la solidificazione ha risolto il problema, però in questo momento ne ha aggiunto uno un attimo quassù, quindi credo che dipenda da questo anche. No. Quindi se vogliamo usare questa tecnica qua dobbiamo tenerci questo difettino qua. In realtà ci sarebbe anche un altro sistema, ma per il momento vi insegno questo. Poi questo difetto vediamo come correggerlo in un secondo momento. Okay? Allora, la casa a questo punto in realtà è solidificata e è già più buona di prima, nel senso che noi possiamo effettivamente riesportarla, quindi sempre facciamo file export con l'ADA e facciamo casetta, dunque dov'è? Casetta video 3. Ok, se la proviamo a importare in OpenSim, quindi build upload mesh model casetta video 3, ok, quindi chiamata casetta 0, casetta video 3, il load calculate weight and fees, upload e abbiamo quest'altra versione. Questa, no, teniamola solo così, la confronteremo. Vedete che se questa a questo punto la allarghiamo, non ha più il difetto di prima, visto che ne ha un altro purtroppo.
Quindi entriamo dentro, vedete che entriamo dentro e appare come deve apparire, cioè con le finestrelle e tutto. Chiaramente adesso non c'è texture, quindi provvisoriamente uno volendo può metterci una texture fittizia e poi però vedremo in un video successivo come metterci, per questo qui gli mettiamo la texture legno di default e vedete che appare già interessante. Tanto quel difetto lì che mi hai visto prima, qui non si vede bene, non si coglie. La texturizzazione purtroppo non è il massimo. Ah sì, qui ci sono le finestrelle che producono questo effetto. Quindi la texturizzazione va fatta in un altro modo, che poi vediamo magari nel prossimo video. Tanto lo vedo anche se in un video successivo riuscirò a risolvere anche quel difettino, che poi appunto abbiamo visto che quel difettino si noterà quando poi faremo la texturizzazione, perché rimane una cosina di questo tipo, che comunque non è gravissima. Questo per il secondo video è tutto, spero di essere stato abbastanza esauriente. Abbiamo imparato il knife abbiamo visto come selezionare, tagliare quindi una superficie, quindi anche come utilizzare la selezione a metà, la selezione centrata, cioè la selezione allineata col C, a condizione di essere perfettamente dritti. E abbiamo poi visto anche un modificatore che è questo, solidificatore, che tra l'altro conviene, ecco questo me lo sono dimenticato, andare comunque in Object Mode e completare, fare l'apply del solidificatore. Il solidificatore in realtà è un piccolo trucco, bisognerebbe farlo in un modo leggermente diverso, però col solidificatore si fa in fretta, ai fini del video è molto molto effettivo. Vedremo forse anche in un video successivo un modo di solidificare che non abbia questi difetti, che tra l'altro compaiono solo in questo tipo di costruzione. In altre costruzioni che ho visto non c'è lo stesso problema. Per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima volta.